cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Carlo Federico succede a Rosa Deliseo alla guida del comando. Anni complessi, dice nel suo saluto, ma importanti e fondamentali. Sono stati degli anni bellissimi, assolutamente, ma anche molto complessi, perché questa è una provincia grandissima e che ha un territorio morfologicamente davvero complesso, con rischi idrogeologico dappertutto, dalla costiera amalfitana all'agro nocerino sarnese, che come sapete anche recentemente ha avuto problemi di allagamento, al basso Cilento, la piana del Siele, oddio, dovunque ci sono effettivamente problematiche del territorio che ovviamente i Vigili del Fuoco affrontano con attività di soccorso. Anni bellissimi perché ho conosciuto un territorio davvero interessante. Sì, per me è un ritorno a casa, non mi nascondo che è una giornata molto emozionante. Molto per me, speriamo di sì, sicuramente questo sarà il mio ultimo comando e ho avuto la fortuna di chiudere la mia carriera abbastanza variegata nel comando della mia provincia. La mia priorità è sempre stato il soccorso tecnico. Vedremo quello che c'è da completare per migliorare il servizio al cittadino dal punto di vista soccorso. E poi man mano le altre priorità, prevenzione di incendi, formazione del personale, che serve proprio a far sì che il personale possa portare in sicurezza un soccorso migliore al cittadino. Sono in Regione Campania dal 2019, è migliorata molto la situazione organizzativa della Regione. Noi siamo pronti non solamente con Salerno, insomma, perché alcuni interventi si fanno anche col supporto degli altri comandi, penso al Movimento Terra di Benevento, ai soccorsi acquatici regionali con il coordinamento delle forze regionali. Abbiamo fatto un'esercitazione proprio poche settimane fa dove la stiamo ripetendo, ogni anno ripetiamo l'esercitazione in modo diverso proprio per prepararci a tutti gli scenari incidentali.